anche Nicoletta Vettori. Quindi abbiamo il comitato per la didattica composto al momento da me, Buonasera a professor tutti. Marinella, professoressa Vettori e la professoressa Nabeo che si unirà a noi. Il professor Di Pietra, il direttore del Dipartimento di Studi Aziendali Giuridici, perché Management and Governance è un corso a titolarità piena del Dipartimento, ok? Quindi proprio LM77 in Scienze Economico Aziendali. Quindi ti lascio la parola, ovviamente. Ah, ok. Bisogna apprezzarsi. Dicevo solo due parole di benvenuto, nel senso che molti di voi hanno conseguito la laurea triennale qui da noi, qualcuno di voi invece ha delle provenienze diverse, quindi qualcuno di voi non mi ha mai visto, invece qualcun altro mi avrà sicuramente sopportato e magari maledetto, e spero di no. Però, se non è così, vuol dire che sono sopravvissuto alle macumbe. Benvenute, benvenuti. Questo è un percorso di laurea magistrale a cui teniamo parecchio, teniamo molto, perché ha una sua caratterizzazione, direi, fortemente incentrata sulle discipline presenti nel Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici. Non so come mai, ma va via l'audio. È un percorso quindi di studio nel quale i contenuti, le discipline di carattere aziendale e quelle di carattere giuridico sono particolarmente rilevanti, anche se continuano ad avere un'integrazione con le discipline di tipo economico e di tipo quantitativo. Meno presenti perché per l'appunto la caratterizzazione di questa laurea è magistrale e su quelle discipline che accennavo prima. In più, teniamo molto a delle opportunità che sono quelle della interazione con il mondo delle imprese, delle istituzioni, delle amministrazioni pubbliche e quindi con l'opportunità sia di averle in aula queste esperienze con imprenditori, con testimonianze che vengono ad integrare la didattica, sia con l'opportunità di svolgere stage presso aziende che possano integrare i contenuti che riceverete nel percorso di studi. In più aggiungo che questo percorso di studi prevede dei double degree, che verranno menzionati suppongo fra poco, e prevede delle opportunità che possono essere per esempio legate a contratti di apprendistato di alta formazione. Tutte cose interessanti. In ultimo aggiungo che questo percorso di studi, per chi fosse interessato, consente di avere i requisiti minimi di crediti per poter accedere all'esame di Stato per la professione dottore commercialista esperto contabile, potendo fruire dell'agevolazione della riduzione di una delle tre prove scritte e di poter ridurre il percorso di tirocinio necessario per poter partecipare all'esame di Stato. Quindi tutta una serie di elementi che caratterizzano questo percorso di studi. Io non rubo altro tempo perché magari più in dettaglio la collega professoressa Maraghini e il professor Marinello e la professoressa Vettori potranno entrare nel descrivere le caratteristiche di questo percorso. Auguro a tutti come dire, un buon cammino. Il nostro obiettivo è che voi conseguiate il titolo nei 2 anni, cioè in 24 mesi. E ci mettiamo il nostro impegno, voi metteteci il vostro. Buona prosecuzione. Grazie mille. A dopo, sì, anche con loro, serve l'aperitivo. Quindi, ha già presentato il professor Di Pietra il perché, appunto, questo è un corso di laurea che lo vedete ora anche dalla numerosità con cui siamo, è un corso di laurea altamente attrattivo. Siamo sempre più di 120 studenti, 100-120 studenti, quindi anche una bellissima aula, insomma, ecco perché
la gioia. È il corso di laurea della maggiore numerosità dell'Ateneo. Siamo gli unici, insomma, a avere un così alto numero di studenti. Non è casuale, perché l'impegno è veramente tanto, insomma, per cercare di far incontrare, diciamo, domanda e offerta, appunto, ascoltare sempre di più le vostre esigenze, le esigenze del mercato del lavoro e cercare di formare quelle competenze ricercate poi dal mercato del lavoro stesso. Questo si fa sia attraverso varie iniziative che ora si vanno a descrivere, sia in virtù di numerosissime occasioni. Marinello ne è ben a conoscenza per il suo ruolo nel nucleo di valutazione dell'Ateneo, di controllo della qualità dei corsi di studio a cui siamo tenuti a scadenze molto molto pressanti, perché oltre a quella che vedete voi, che è la rilevazione della vostra opinione con i questionari di valutazione, quello è uno dei momenti di raccolta di questo, delle perplessità, dei dubbi o delle ipotesi di miglioramento da parte vostra, ma anche ulteriori momenti di riflessione, come possono essere questi o tantissimi altri, dove chiediamo proprio a voi possibilità di variazione, appunto, del percorso formativo, sia attraverso la scheda di monitoraggio annuale, dove il Ministero ci fa una balance scorecard, appunto, del nostro rendimento, dove ci presenta i numeri. Allora, quanti studenti iscritti, quanti dopo il primo anno hanno superato 40 CFU, qual è la durata media. Venite monitorati da tutti i punti di vista, quanti vanno in Erasmus, la percentuale di internazionalizzazione. Quindi noi siamo controllati su tutto e dobbiamo rendicontare le ipotesi di miglioramento, appunto, sotto tutti questi aspetti. Quindi è fondamentale la collaborazione, come sempre, fra noi e voi. Infatti, in tutti questi momenti di valutazione c'è sempre una partecipazione sia di docenti che studenti. E ci deve essere, infatti, vi romperemo le scatole tantissimo durante questi 2 anni per stimolare quanto più possibile la vostra partecipazione sia nei vari comitati all'interno dei corsi di studio, sia di dipartimento che nella commissione paritetica docenti studenti. E è un momento anche che serve per la formazione di quello che si diceva alla fine dell'ora precedente, delle soft skills, di partecipare a momenti di condivisione delle esigenze, delle possibili soluzioni, di creazione di nuove possibilità di collaborare insieme. Quindi mi raccomando, partecipate quanto più possibile, proponete, ovviamente sempre con fare costruttivo, non è che non deve solamente lamentarsi, ma nel momento in cui si lamenta, proporre anche la possibile soluzione. Poi dopo così vediamo quello che può essere attuato. E noi siamo sempre a completa vostra disposizione per sentire le vostre ipotesi e valutare se su quali realizzabili, quali non realizzabili. Quindi mettere su un tavolo comune il tutto. Appunto, vi ho portato anche la composizione del Comitato per la Didattica, che è lo strumento al quale in prima istanza vi dovete rivolgere per qualunque dubbio. Ora è in scadenza, il Comitato della Didattica è composto appunto da Marinello, dalla professoressa Vettori, da me, dalla professoressa Naddeo, termina adesso il triennio, quindi prossimamente ci sarà la nuova composizione, quindi vi informerete appunto sulla nuova composizione. Invece la componente studentesca del Comitato per la Didattica
è stata recentemente eletta, quindi già si conoscono i nominativi, quindi prendete contatti in primo luogo con loro che sono, è quella il luogo ideale per poter gestire qualunque richiesta, esigenza, obbligazione. Quindi mi raccomando, prendete informazioni su chi sono i componenti della parte studentesca e docenti e fate riferimento a loro, alla segreteria e al comitato per qualunque richiesta che possa sorgere. Ok? Poi qui ad esempio il video che ho riportato nella presentazione è un pezzo della presentazione del project work degli studenti dello scorso anno di economia e governo aziendale, che non a caso il progetto che era stato dato era di fornire delle possibili soluzioni, delle possibili idee per gestire il periodo di pandemia e quindi per facilitare la partecipazione degli studenti alle attività formative del corso di laurea nel miglior modo possibile, insomma. Quindi vedete che sfruttiamo qualunque occasione anche all'interno dei corsi per sentire le proposte che provengono da parte vostra e non c'è cosa più brutta che non ricevere niente. Cioè, nel senso, sentire magari delle insoddisfazioni, ma nessuna proposta. Noi siamo pur, non vogliamo ascoltare qualunque idea di cambiamento, di miglioramento della vostra esperienza formativa durante tutto il percorso. Quindi le vie ci sono, i momenti ci sono, ovviamente, quindi cercherò, non sto a ripercorrere tutte le opportunità, le potenzialità che avete a disposizione. Questo vuole essere soltanto l'invito a sfruttate tutte le opportunità che vi si presentano e vi si presenteranno durante questi 2 anni. Perché l'Ateneo di Siena è un Ateneo che offre tantissime opportunità di sviluppo delle skills, soft skills, di internazionalizzazione. Siamo uno degli Atenei con più alto grado di percorsi Erasmus, diciamo così, sul totale degli studenti formati. Quindi sfruttate stage, tirocini, percorsi Erasmus, possibilità di iniziative quali la mock interview che vi ho detto prima, di conoscere le aziende o ad esempio di mentoring. Avete sentito dell'iniziativa che si svolgerà domani, ad esempio, al Santa Chiara Lab degli alunni? Ad esempio, questa può essere una prima, un primo esempio, okay, di tutte le opportunità che l'Ateneo mette a disposizione, però, come tutte le opportunità, siete voi a scegliere se coglierle o meno. Okay. Quindi, magari partecipate. I mentor essenzialmente sono persone che vi possono guidare durante il vostro percorso, capire come poter fare lo stage in questa azienda, piuttosto che un'altra, sviluppa queste abilità che ti mancano per aiutarti a intraprendere quel percorso che da te desiderato. Per esempio, voglio andare a lavorare in un'azienda del settore lusso, della moda, ok? Quindi il mentor ti può indicare su quali competenze lavorare di più, qual è il modo migliore per entrare in quelle aziende, per esempio fai lo stage in quell'azienda piuttosto che nell'altra. Quindi è proprio una figura che può aiutare a lavorare su voi stessi. Quindi mentore e mentee sono due figure importantissime. E avere un mentore già durante il periodo formativo vi aiuta a recuperare quelle esigenze per essere più pronti. Io lo chiamo la cassetta degli attrezzi, per riempire nella cassetta degli attrezzi durante questi 2 anni, così che quando uscite siete già pronti ad andare a lavorare sul mondo del lavoro, quello da voi desiderato. Okay. Quindi domani, se
segnatevelo, alle 4:30. È un'iniziativa del network Usiana Alumni, ovvero di ex studenti dell'università che adesso lavorano estero Italia nelle aziende di tutti i tipi, di tutti i settori, e quindi potete trovare il mentor più in grado di fornirvi le vostre opportunità, diciamo così. E questo si ribalta anche. Questo ad esempio è la tabellina che vi dicevo prima, con cui veniamo monitorati. Ad esempio, per quanto riguarda l'indicatore C07, che è quello che riguarda l'occupabilità a 3 anni, questo fa vedere che management e governance hanno una percentuale di occupabilità a 3 anni ben superiore anche a quella sia a livello di area geografica sia a livello nazionale. Quindi è un corso di laurea che assolutamente vi aiuta ad entrare nel mondo del lavoro. Io direi ad entrare anche bene, visto che l'Università di Siena è il primo degli atenei privati per livello anche di retribuzione, insomma. È un'indagine presentata, ad esempio, oh, dove l'ho messa? Ok, da money.it, ora non si legge bene, però gli atenei con livello di retribuzione più alto sono la Bocconi, Politecnico, la LUISS, l'Università Cattolica. Per ora ho detto 3 università private e un'università non generalista. E poi c'è in quinta posizione, aiuto, l'Università di Siena. Quindi siete assolutamente in un ateneo che dà competenze riconosciute a livello scienze, se siamo il secondo ateneo. Ti dà possibilità di occupazione assolutamente alte, il 94% di occupabilità è altissima, però, ecco, però tutto dipende da voi. Queste sono delle potenzialità. Poi, per tramutarle in realtà, qui e entra in campo, diciamo così, la vostra possibilità di azione. Ciò significa che dovete sfruttare bene il vostro biennio formativo. E ecco qui ho riportato il piano di studio, ora forse non si legge bene, però assolutamente da questo si evince l'integrazione che diceva ora Roberto Di Biella fra competenze giuridiche, aziendali, economiche. Ok? E poi questo ora lo faccio per la spiegazione di come si bilanciano e come è stato attentamente studiato nel corso degli anni. Infatti, se ci fate caso, allora, le competenze giuridiche le abbiamo cercate di spostare quanto più possibile al primo anno. Perché? Perché di solito al secondo anno viene svolto il periodo di Erasmus. E durante l'Erasmus c'è la maggiore difficoltà, ovviamente, nel richiedere il riconoscimento di un diritto, perché il diritto commerciale, magari tedesco, si differisce dal diritto commerciale italiano. Quindi poteva andare a discapito del vostro percorso Erasmus. Ecco perché c'è stato tutto questo tentativo di accentramento al primo anno degli esami di area giuridica. Questo lo dico perché spesso ci è stato presentato in sede di comitato, ma perché non cercare di bilanciare meglio? Però cercare di bilanciare meglio poteva andare a vostro discapito, perché in effetti nel periodo Erasmus, come uno dice, non mi ci sono rimasti esami da potermi far riconoscere, quindi poteva risultare penalizzato il periodo all'estero. Okay. Questo per quanto riguarda la composizione, appunto, abbiamo cercato di bilanciare le varie aree, magari cercando di spostare la residenza più al primo anno per evitare impossibilità di riconoscimento. Poi dopo, per quanto riguarda l'Erasmus, c'è appunto la professoressa Vettori, che era delegata del comitato proprio ai Learning Agreement. Quindi a cosa richiedere
riconoscere o non riconoscere durante il periodo dell'Erasmus. In linea generale, comunque sia, il comitato tende a, ovviamente, quando uno va all'estero è impossibile ritrovare esattamente l'esame che uno cerca di farsi riconoscere sul proprio piano di studi. Ecco, non deve essere una completa corrispondenza dei programmi, quanto una, ovviamente, affinità e nella stessa area. Tipo, non posso richiedere io di farmi riconoscere un esame di area aziendale per un esame di area economica. Sono proprio due cose, per economia, insomma, è difficile. Quindi, nell'ambito della stessa area, all'incirca, potete giostrarvi anche più, anzi, per arricchire quanto più possibile il vostro percorso formativo. Quindi, magari cercare un esame di organizzazione aziendale, perché invece gli esami di organizzazione aziendale qui alla School of Economics and Management non ci sono, e quindi approfitta del periodo Erasmus per integrare anche questa ulteriore opportunità. Okay. In più, attenzione, come vedete, abbiamo splittato i 12 crediti liberi fra primo e secondo anno. Questo perché prima erano tutti al secondo, però se uno voleva anticiparli al primo, doveva anticiparli tutti a 12, e poi dopo magari uno non li svolgeva e si ritrovava con una carriera non completata alla fine del secondo anno. Allora, come vedete, ogni anno abbiamo cercato di mediare dividendo 6 e 6 tra primo e secondo anno. Come avviene la scelta dei crediti liberi? Dovete scegliere esami per forza che si svolgono dentro la School of Economics and Management, ovvero dentro gli ISAG ed EBS, i dipartimenti di questa scuola, e neanche insegnamenti dentro MAGO, magari scegliendo dentro i basket a libera scelta. Ovviamente quelli sono quelli che automaticamente non c'è bisogno neanche di fare richiesta al Comitato per la Didattica. Quindi li potete inserire nel vostro piano di studi automaticamente, perché essendo di area economica, è ovvio che rientrano, sono affine al percorso formativo. Però possono essere scelti anche esami di qualunque altra facoltà, o dipartimento di questa università. Ovviamente, nel caso che siano fuori dalla School of Economics and Management, dovete fare richiesta al comitato, perché non è che uno può andare a seguirsi l'esame di botanica, okay? Non è che è molto affine al percorso formativo, diciamo così, di Management and Government. Però facciamo una validazione che sia affine. Però se fate sociologia del lavoro, vedremo anche come governo aziendale che comunque sia le persone e la comunità di individui che lavora in azienda determina la qualità appunto della performance organizzativa. Quindi assolutamente affine. E quindi sì. Oppure se fate il management di ingegneria, lo trattiamo anche economia e governo aziendale, è assolutamente affine. Quindi lo potete fare. Okay. Quindi potete scegliere all'interno di tutta l'Ateneo, non dovete scegliere soltanto, perché mi sono trovata a volte con studenti del secondo anno che dice: ma io ho scelto tutti gli esami dei basket, l'ho terminata. Però puoi scegliere all'interno di un basket infinito di insegnamenti. Anzi, viene proprio inserito a livello ministeriale la possibilità di scelta di corsi a libera scelta proprio per ampliare quanto più possibile il percorso formativo di uno studente. Per quanto riguarda invece le soft skills, che sono dentro il basket, la scelta con o tirocinio o soft skills. Lo so, è una forzatura incredibile, ma in fondo più di 120 crediti non potevamo mettere nel percorso formativo, quindi l'unica cosa che abbiamo potuto fare è: potete invece di fare o 6 crediti di tirocinio o 6 crediti di soft skills,
L'unica cosa abbiamo splittato e divide in modo da dividerli per unità formative di 3 CFU. Quindi potete fare un tirocinio da 3 CFU e soft skills da 3 CFU. Però nulla vieta che sono crediti in esubero, perché non è che dovete utilizzare queste opportunità solo ai fini di ottenere il titolo, okay? Ma per fare questa formazione a 360 gradi, di cui ci dicevamo prima, quindi potete fare il tirocinio da 6 CFU e poi nulla vieta che potete integrare con le soft skills che a quel punto vi andranno in esubero perché avete già completato tutti i 6 CFU per le ulteriori attività utili all'inserimento nel mondo del lavoro. Ok? Poi non è che solo attraverso dei corsi dentro il piano di studi si integrano queste. Come avete visto, anche noi come governo aziendale cerchiamo di integrare digital skills, soft skills dentro l'insegnamento. Più ci sono tutti questi altri percorsi ulteriori all'interno del piano di studi. E le soft skills si possono recuperare dall'offerta formativa del Santa Chiara Lab. Quindi andate sul sito Santa Chiara Lab, vedete ora. Ogni anno viene pubblicato il calendario delle attività formative che poi durante l'anno viene costantemente integrato con ulteriori attività. E lì vi recuperate i 3 CFU o i 6 CFU, ogni volta fate 3 più 3 e ottenete 3 CFU all'interno delle ulteriori attività utili all'inserimento nel mondo del lavoro. Ma oltre a questo, assolutamente cercate quanto più possibile di sfruttare tutte le informazioni che sono presenti sul sito. Perché spesso e volentieri invece vengono mandate anche email o chieste in segreteria, attività che sono già ben presentate dentro, dovrebbe essere mago.unisi.it alla base appunto di ogni vostro informazione. Noi cerchiamo sempre di mettere integrare tutte le informazioni che vengono erogate. Ad esempio, l'anno scorso abbiamo pubblicato il Vademecum Erasmus, dove la professoressa Vettori, insieme ai tutor per l'orientamento, ha stilato tutte le informazioni che solitamente le vengono richieste, in modo tale da dare in anteprima, diciamo così, le informazioni necessarie e fugare tutti i possibili dubbi degli studenti. Per quanto riguarda la mobilità, abbiamo la mobilità, gli stage, abbiamo semplificato enormemente le procedure. Le procedure che sono solitamente, faccio la richiesta preventiva sia al placement sia alla segreteria. Adesso per Mago si fa la richiesta solamente al placement, che poi dopo ricaviamo direttamente noi, e questo grazie all'individuazione di un tutor accademico unico, che è il presidente del Comitato per la Didattica, quindi pro tempore io, poi chi sarà successivamente, insomma. Quindi non dovete più andare a individuare chi è il tutor accademico è unico. Già di default non dovete fare la doppia richiesta, perché spesso gli studenti facevano richiesta al placement e non al comitato, quindi era difficile il riconoscimento. Quindi, proprio perché abbiamo tantissimi stage dentro Mago, perché noi ci puntiamo tantissimo al rapporto, soprattutto con il mondo del lavoro, e quindi abbiamo cercato di rendere tanto più possibile snella anche tutta la procedura, nonostante che deve essere ben seguita e certificata, ok? Quindi con la segreteria cerchiamo di sfogare questo. Quindi Erasmus, stage e anche per quanto riguarda le tesi. Adesso, grazie anche al Covid, diamoci il lato positivo, la procedura è stata completamente informatizzata. È vero che riguarderà la tesi il prossimo anno vostro, no? Però comincio già a dirvelo, nel senso che la procedura è informatizzata fin dalla fase iniziale
di individuazione del docente relatore. Quindi, per l'individuazione del docente relatore dovete sfruttare la procedura su SE3 fin dall'inizio, okay? E non prima andare a mandare la mail e chiedere al professore, proprio perché la richiesta si può utilizzare e poi dopo il professore risponde attraverso SE3. Ok? Ovviamente, se voi inviate la richiesta, poi dopo sarà lui a inviarvi un'email, ok, incontriamoci per parlarne a ricevimento la prossima volta e poi dopo il colloquio risponde positivamente o risponde negativamente, dando al perché il perché, la risposta negativa, ad esempio, non ha sostenuto nessun esame nell'area dove vuole fare la tesi o altre cose. Questo deve essere anticipato il più possibile. Al momento uno fa la richiesta tesi, quando ormai la tesi è praticamente pronta, deve presentare il titolo di laurea. Ok? Invece ora devono allinearsi anche i tempi progressivamente, ok? Ecco perché inizio a dirvelo già da ora, per arrivare poi a un allineamento dei tempi anche successivamente. Poi, le informazioni possono essere tante, ok? Qui ci sono sulla locandina della Career Week che si sta tenendo proprio in questa settimana e dell'evento del Network Alumni che si terrà domani, di cui vi ho già parlato. Però ora lascio la parola magari a voi per le domande e mentre voi ci state pensando, magari approfittiamo della presenza di Marinello, che ha anche il ruolo di coordinatore degli studenti tutor, che infatti ora sta andando a conoscere per la presentazione anche di questa figura essenziale, insomma, per... No, ti do Guardate, è un intervento molto sintetico proprio per questa coincidenza. Un paio di settimane fa abbiamo provveduto alla selezione dei nuovi studenti tutor e ora si tratta di conoscerli fisicamente, quindi ho un appuntamento con loro dopo averli selezionati, ahimè, a distanza, con la coincidenza dell'aperitivo con le matricole, cioè questo incontro preliminare con gli studenti tutor. E ne approfitto proprio per dirvi due cose su questo ruolo. Intanto per seminare per il prossimo futuro, cioè quando si tratterà di selezionare i prossimi studenti tutor, mi farebbe piacere che qualcuno di voi facesse domanda, perché è comunque utile e fondamentale per noi che ci siano studenti di management e governance, che siano rappresentati un po' tutti i corsi di laurea magistrale. E la funzione dello studente tutor qual è? È una funzione di raccordo fra i docenti e gli studenti, soprattutto gli studenti che si immatricolano o che intendono immatricolarsi. Quindi è una sorta di catena di trasmissione di informazioni. Ci sono gli studenti che intendono chiedere, raccogliere informazioni sui corsi, sulle modalità di iscrizione, sulla vita universitaria. Quindi già nella fase della pre-immatricolazione, gli studenti tutor sono proprio un anello di congiunzione fra la scuola o l'ateneo di provenienza, l'altro ateneo di provenienza e la frequenza dei nostri corsi. Quindi, intanto, un seme lanciato per i prossimi mesi, per il prossimo anno accademico, quando sarete interessati a questa selezione, ricordatevi di fare domanda perché per noi è molto utile, molto importante avere qualcuno di voi che può ricoprire questo ruolo e che ha vissuto per mesi, per almeno un anno, il primo anno accademico, i nostri corsi, la nostra vita universitaria ed è in grado di fornire queste informazioni. Io ho avuto delle esperienze fantastiche, vi dico la verità, ho avuto degli studenti tutor veramente favolosi che ancora oggi mi chiamano per riunioni online. Ce n'è uno favoloso che è in Lituania, che è ancora in servizio a Siena, ma che sta lavorando da 6 mesi in Lituania. C'è una ragazza che lavora in Agenzia delle Entrate, che è stata una studentessa tutor qualche anno fa, con cui abbiamo anche rapporti professionali, ovviamente. Insomma, sono tutti ragazzi brillantissimi che si sono messi in gioco, che dedicano ore a un'attività che è davvero extracurricolare in tutti i sensi, perché loro, a parte uno stipendio che non li arricchisce, non è che ci guadagnano qualcosa, però hanno una capacità di relazionarsi, di
con noi e con gli studenti delle triennali, degli altri corsi magistrali, che è veramente fantastica. Quindi tenete a mente questa opportunità perché sarà davvero un'esperienza molto importante se deciderete di percorrere. E vi lascio perché davvero ho questo incontro e ci tengo davvero a conoscerli personalmente. Vi lascio soltanto con qualche raccomandazione proprio molto spicciola. Con molti di voi ci siamo già visti in aula, quindi mi fa molto piacere che ci sia una presenza già viva. Per noi l'anno scorso è stato pesante quanto per voi. Guardate, è stato veramente difficile anche per noi dover fare lezioni davanti a un monitor senza lo stimolo della vostra presenza. Quindi per noi è un po' un ritorno alla vita. Queste due prime lezioni che ho fatto con voi, in parallelo con gli studenti di IAMA International Taxation, sono state davvero un ritorno alla vita per me. Ma anche per voi è un augurio più che un consiglio. Cercate di godervi questa esperienza, perché l'anno scorso chi era matricola, chi era un fresher, non ce l'ha fatta. Quindi godetevi queste prime settimane, questi mesi, sperando che siano gli ultimi con qualche limitazione. Ancora siamo costretti evidentemente a qualche impedimento, ma godetevi la vita universitaria, godetevi le lezioni, godetevi il rapporto con noi docenti, godetevi il rapporto fra di voi, ovviamente, saranno occasioni di conoscenze, ma godetevela perché è un'esperienza unica, purtroppo breve. Perché, come diceva il professor Di Pietra, come cerchiamo un po' di stimolare noi tutti, l'ideale è chiudere entro i 2 anni, quindi non sarete studenti a vita. Ma in questi 2 anni cercate davvero di dare il massimo di voi stessi e di godervela dalla A alla Z. Vi ringrazio e mi scuso per questo intervento brevissimo, ma come detto devo correre a conoscere gli studenti tutor che, tra parentesi, se avete necessità di contattare, perché può darsi che serva anche a voi qualche indicazione da parte loro, loro hanno un calendario di ricevimenti online che pubblicano sia sul sito della SEM, sia su una. Loro hanno proprio una pagina Facebook, sono molto social. E fisicamente li trovate in un banchetto che hanno davanti al bancone, quello di fronte alle scale che danno nel parcheggio esterno. Quindi, se avrete bisogno nelle prossime settimane di contattarli o di conoscerli, li potrete trovare anche fisicamente lì. Grazie e per chi frequenta il mio corso, ci rivediamo lunedì. Grazie a tutti. Ovvero, fatti domande, qualsiasi. Anche spicciole, tipo. Quando si compila per gli studi? Quando lo sapete? Potrebbe essere già una volta. Allora, il piano di studi si compila sempre ottobre. Quindi ora per voi fra poco ci sarà il momento. E quella è la finestra ufficiale. Poi, negli ultimi anni sempre, è stata data l'ulteriore possibilità a febbraio e a marzo, c'è cioè una settimana in cui c'è la possibilità di ritoccare. Però attenzione, questa possibilità riguarda soltanto dei corsi del secondo semestre. Quindi, se uno ha selezionato a ottobre un corso magari nel primo semestre e poi dopo ha iniziato a frequentarlo, oppure peggio ancora lo ha sostenuto. Perché dico peggio ancora? Perché anche gli esami accrediti è libera scelta. Se avete scelto un esame, però dopo vi siete accorti che è troppo difficile perché non riuscite a superarlo, non è che quando si riapre il piano di studi lo potete cambiare. Perché una volta lo avete superato, vi siete seduti e avete tentato un esame, quello dal piano di studi non lo togliete più. Perché il sistema proprio non ce lo fa togliere. Quindi, se mai non lo date, non vi presentate all'esame, allora lo potete cambiare. Se non è un esame obbligatorio, se è un esame a scelta, allora lo potete cambiare. Se lo avete testato una volta, non si può fare niente. Questo mi dispiace perché con tanti ci si è provato, ma è impossibile. Perché non è che uno può ripensare, ho visto che è difficile, allora non gli riesce a superarlo, lo cambia.
bisogna pensarci prima proprio di tentarlo. Quindi attenzione, non tentate l'esame. Non si può modificare nel piano di studi a marzo esami del primo semestre, perché lì riguardano solo quelli del secondo semestre. Perché si può modificare solo attività future, non attività passate. Quindi non posso cambiare cose del primo anno, se io inizio al secondo anno, insomma. Quindi fate attenzione quando compilate il piano di studi. È il momento di vostra scelta massima, che avete delle libertà incredibili, ma ad esempio l'ultimo comitato, il problema è stato di una ragazza che prima c'era gli esami di area economica, erano in un basket a 5, e di questi 5 esami bisognava sceglierne due. Lei li aveva scelti 3 esami, mettendo uno sugli esami crediti liberi. Però il problema è che aveva scelto come esami da piano di studi, cioè la sua scelta degli esami che voleva fare dentro quel basket, due insegnamenti e a crediti liberi il terzo. Poi dopo, praticamente uno dei due che aveva scelto il piano di studi non lo voleva più fare. Dice: tanto io devo scegliere due esami in quel basket, io li ho fatti due. Solo che aveva fatto quello a crediti e a libera scelta. Questo si è dovuto lavorare molto, ma non si poteva fare. Ora poi è venuto, preciso fortunatamente, nell'anno in cui abbiamo eliminato il basket. Ora non c'è più questo basket a scelta dei 5 esami. Perché Piluso, che faceva storia economica, si è trasferito a Torino. E quindi storia economica è venuta a mancare. Poi l'esame di Belloc è stato tolto dal piano di studi, okay? E poi un professore è andato in pensione. Quindi dei 5 esami sono rimasti due, di cui sceglierne due. E quindi il basket a scelta è andato a finire. E quindi vedete infatti che nel secondo anno ci sono 2 esami obbligatori di area economica, che sono quello di questi qua, valutazione delle politiche pubbliche e economia della felicità, che sono obbligatori. Okay? Quindi abbiamo potuto modificare, perché quello che lei aveva scelto come esame credibile economia della felicità da quest'anno diventa obbligatorio, e quindi ha sfruttato questa opportunità, diciamo così, però non si ripresenterà mai più, e quindi non è possibile. Fate attenzione quello che mettete, perché dopo ricambiarli è difficile, insomma. Crediti liberi sì, ma dentro il basket a libera scelta quali scegliere, insomma, non si possono neanche cambiare. A parte che voi ora di basket, a parte quelli di diritto e questo dove sono io con Mussari, nel primo anno, insomma, neanche nel secondo non avete molti di più, insomma. Quindi, 2 spazi per il piano di studi, ok, ottobre e marzo. Quello dove si può fare di più è ottobre, perché a marzo si può modificare solo quelli del secondo semestre. Se siete poi nel secondo anno, secondo semestre, praticamente non vi c'è rimasto niente da poter ritoccare sul piano di studio. Altre domande? Erasmus? Chi ha fatto l'Erasmus? Triennale, chi, nessuno di voi ha fatto l'Erasmus? Beh, risposta sbagliata, ovvero l'Erasmus è una cosa che dovete fare. È vero che l'anno scorso è impossibile, diciamo così, ma ora siamo ripartiti con l'Erasmus. E l'Erasmus è la prima cosa che guardano le aziende quando inviate il curriculum. Ve lo dirò tante volte durante il corso, insomma, perché io ho la straordinaria fortuna, è 6 anni che sono presidente del corso di laurea, infatti ora non lo sarò più, perché è obbligato, cioè nel senso non potrebbe essere rinnovato dopo 3 anni il presidente. Già hanno fatto per farmi restare anche i 3 anni, ora
anche perché è un lavoro, insomma, rimarrò nel comitato sicuramente per facilitare il passaggio di consegne, insomma, però ci sarà un nuovo presidente. Però in 6 anni di presidenza del comitato, io ho avuto occasione di parlare con migliaia di aziende, poi sono stata delegata al Santa Chiara Lab, che era proprio l'Innovation Hub dell'Ateneo, per il rapporto con le imprese, insomma, quindi ho parlato con il mondo, insomma, quindi io lo so cosa cercano le aziende, insomma. E spesso e volentieri mi chiamano, infatti vi ho riportato. Prima sono esempi di mail o ex studenti o aziende che mi dicono: guarda, ho bisogno di responsabile commerciale, eccetera. L'ultima, infatti, abbiamo fatto anche l'incontro con Mars Italia, che non è solo quello di Mars, ho scoperto che poi dopo fa anche cibo per animali, insomma, e anzi, quella è una sua area di business più importante. Quindi Procter & Gamble, Cinzano, ci parliamo costantemente, ma aziende quindi di tutte le dimensioni, da piccole a grandi, insomma. Quindi bene o male so cosa vanno maggiormente a ricercare o quali competenze o quali abilità. E ecco perché mi sono buttata tantissimo sulle soft skills, perché sono quelle che poi richiedono prevalentemente, insomma. E quindi mi dicono sempre: ecco, ho bisogno di. Non cercano tanto i 110 lode, ok? Nel senso, lo danno quasi come una commodity, perché ora l'80% degli studenti si laurea con il 110 lode, o comunque sia 110, o comunque più del 105. Quindi dicono: ok. Però io ho tantissimi curriculum, ma io voglio sapere, all'interno di questi curriculum, chi è che ha la fame? Chi ha quella fiammella, quella soft skills, quella voglia di fare, quella capacità di lavorare in gruppo? Io queste cose qui dal curriculum non le vedo. Ecco perché mi chiamano e mi dicono: ma chi è quella persona che... Ecco perché cerchiamo durante i corsi di sviluppare tutte queste attività, per far venire fuori appunto queste capacità, che poi sono quelle capacità sulle quali possiamo lavorare tutta la vita. Quindi dovete lavorare tutta la vita. Prima si credeva che o uno era in un modo oppure no, cioè o non era creativo oppure no, o uno sapeva lavorare in gruppo oppure no, che era una capacità innata, cioè si nasceva in quel modo. Nel senso, è ovvio che uno ha delle attitudini, ma ci può lavorare tanto. E quindi ora è il momento in cui voi ci dovete lavorare. Vedrete, migliorano tantissimo. La partecipazione a gruppi di lavoro che magari avete fatto in triennale, ora sarà tutto in un altro modo, avete una maggiore capacità. E quindi dovete continuare, perché ogni volta più uno lo fa, è l'allenamento, intanto ritorna sempre lì, insomma. E quindi ci dovete coltivare tanto. E per coltivare anche fare esperienze. Ecco perché guardano sul Erasmus. Interessa l'Erasmus, non tanto quanti esami ha fatto un Erasmus, ma è stato fuori. Oppure in Erasmus è andato a fare il cameriere a Londra un'estate. Ci guardano tantissimo. Quindi, ecco perché ho fatto, ma è sbagliato. Ecco, se non l'avete fatto in generale, recuperatelo ora. Visto che c'è la possibilità, l'Università di Siena dà un sacco di borse di studio per andare fuori. Andate. Non vi fate prendere dalla paura, io non so. E a quest'età non dovete avere paura, buttatevi assolutamente, insomma, e andate. È un'esperienza impagabile, insomma. Non state a studiare e basta, magari fate un esame in meno, tanto... ma poi all'estero sono molto più facili gli esami, quindi magari è più difficile
con l'inglese, però a maggior ragione oggi non può essere difficile per voi l'inglese. Tutte le aziende, veramente, ma di qualunque dimensione, cioè, è impensabile. Cioè, Mars e PG, cioè, l'inglese l'hanno come la commodity, lo sanno, ma minimo deve sapere due o tre lingue, insomma, no? Sono tutte aziende multinazionali. Oggi anche la microimpresa dialoga con clienti di tutto il mondo, quindi insomma sfruttatele veramente queste opportunità. Parlate con visto che siamo in un ateneo che ha 13 corsi di laurea internazionali, parlate con i vostri colleghi nei corridoi, andate a studiare magari con lo studente proveniente da differenti paesi, perché dovete capire anche la differente cultura, il modo di atteggiarsi anche con queste persone, perché quando andate in azienda poi lavorerete con queste persone, insomma. Quindi sfruttate. E quindi incominciate a affacciarvi per andare nel secondo anno. La selezione non è il prossimo anno, la selezione è quest'anno. Se volete andare via magari nel primo semestre, anziché nel secondo semestre, perché magari nel secondo semestre vi fate uno stage. Vi fate lo stage e vi collegate al progetto di tesi. È molto più facile, insomma, perché almeno così. Lo stage è fondamentale, io lo chiamo il periodo di fidanzamento, perché ora l'assunzione è un matrimonio. È vero che hanno tolto l'articolo 18, ma un imprenditore non vuole mai licenziare. Poi ci sono dei rapporti, poi in Toscana soprattutto, insomma, non pensavi. Quindi, ovvio, non si arriva a matrimonio così. Quindi, per farsi assumere, prima bisogna farsi conoscere e conoscere noi l'altro. Voi dovete conoscere se vi piace l'azienda, se l'azienda piace a voi. Allora, perché non anticipare questo momento? Allora, lo fate anche durante lo stage. E così provate quel lavoro, vi piace, non vi piace, quell'azienda mi piace, non mi piace. Quindi anche lo stage, non prendete il primo che capita. Ma siate voi a orientare dove volete fare lo stage. E non è che dovete guardare solo la lista presente sul placement, ma andare voi al placement o dal professore e dire: guarda, io voglio andare a fare uno stage in quell'azienda lì. Ce l'hai in contatto con quell'azienda? Magari ce l'abbiamo. E quindi trovate il modo. Quindi siate voi i protagonisti, cioè governate voi il vostro percorso formativo, non fatevi governare. Allora, il primo semestre il piano di studi mi dice che devo fare questo, questo e questo, allora, e io lo faccio. Cioè, mi dici quello che vuoi fare e io lo faccio. Allora, Zelig, no? No, ok? Cioè, dovete fare quello perché quello è la base, se no tanto il titolo non lo prendete. Ma come farlo dipende da voi. Fatelo bene. E noi siamo qui tutti pronti, siamo a disposizione i vostri strumenti, cioè ci dovete utilizzare come i vostri strumenti per fare meglio. Quindi chiedeteci, fate ad esempio, casi aziendali che vanno presentati in economia e governo aziendali, faccio parlare con varie imprese, vari professionisti, eccetera. Dice: prof, ma perché non ci va a parlare con il settore X, se no si vede solo le banche, okay? O se no si parla solo con P&G, magari anche nell'azienda. Ci proviamo, okay? E quindi sfruttarlo in questo modo. Quindi l'obiettivo è forza, siate protagonisti del vostro percorso, insomma, non vi fate tanto orientare, perché ora dipende tutto da voi. Ora ci stiamo avvicinando al mondo del lavoro e dovete essere voi a farvi il vostro percorso, insomma. Ok, andiamo a bere, ragazzi, perché vi ho già rubato i primi 5 minuti di patatine, insomma. Sì.
In che senso? Non ho capito.